Si sono sposati lo scorso maggio, con una cerimonia intima, tra monaci tibetani, una ristretta cerchia di amici e tanta emozione, ma solo. Ora Richard Gere e la neo moglie Alejandra Silva hanno commentato il loro giorno più bello, arrivato dopo 4 anni di frequentazione. Sono l'uomo più felice dell'universo. E come non potrei non esserlo, ho sposato una donna intelligente, sensibile, impegnata nel sociale, divertente, paziente, capace di perdonare, oltre a essere una gran cuoca che prepara le insalate migliori del mondo, ha detto l'attore 55enne Ola, una dichiarazione d'amore vera e propria, insomma, che non si cura affatto. Della differenza di età, lei ha 33 anni di meno. La Silva, dal canto suo, non trova difetti nell'attore, mi sembra di vivere in una favola. Lui è l'uomo più umile, sensibile, affettuoso, attento, divertente e generoso che abbia mai conosciuto. Che posso dire, sono così innamorata. Non c'è giorno in cui non mi dica quanto sia importante per lui, ha ribadito felice. E non contano nemmeno le esperienze pregresse di entrambi, che non li hanno fatti desistere dal compiere il passo più importante. Nel passato di lui, un matrimonio breve con Cindy Crawford, oggi due, a detta dell'ex modella, nemmeno si parlerebbero, e un altro con Carrie Lowell, sua moglie dal 2002 al 2016 e madre dell'unico figlio di Gere, Homer, 18 anni. Alejandra, invece, è stata sposata con l'imprenditore Govind Friedland, padre del figlio Alberto, 5 anni. Che siano davvero quelli giusti l'uno per l'altra? A guardarli, parrebbe proprio di sì. Leggi anche monaci tibetani, pochi amici e la campagna. Richard Gere ha festeggiato il sì ad Alejandra Silva. Leggi anche Richard Gere si sposa con Alejandra Silva. Il 5